nuovo video che come al solito faccio in ritardo. Allora, scusatemi un sacco l'aspetto e la luce e tutto quanto, ma sono solo le 4 di pomeriggio e non avevo calcolato che la luce, purtroppo, ahimè, col cambio dell'orario già diminuisce a quest'ora. Quindi mi sono dovuta arrangiare accendendo la luce della camera, mettendo una lampada enorme qui davanti alla finestra come al solito, insomma, tutto molto improvvisato. E poi io faccio schifo come al solito, più del solito, perché sono un cadavere, i capelli che fanno merda, quindi ho messo questa cuffietta orrenda. E insomma, vabbè, ok, non so perché sto continuando a guardare lo schermo, vabbè, la smetto. Quindi nulla, appunto, questo video sarà in collaborazione con Agata Fazio, del canale Le Passioni di Agata, che è una ragazza fantastica della mia crew, la Disagio Crew. E quindi nulla, vi invito ad andarvi ad iscrivervi al suo canale, ad andare a vedere il suo video, perché è davvero davvero tanto brava e fa dei video per, dal mio punto di vista, molto interessanti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. E io, bando alle ciance, devo smettere di parlare così tanto. Buon proseguimento. Cosa sto dicendo? Cominciamo subito con le canzoni, che questo mese sono state davvero davvero tante, ma che ve ne dirò solo 4, se non dico così. E sono di generi molto vari e questo mese ho ascoltato in particolare delle canzoni rap, si possono definire tali, diciamo così, sì dai. E molto, che è un genere che io solitamente non ascolto, insomma. Però vabbè, una canzone di queste, che sarà la seconda che vi farò sentire, direi, me l'ha fatta sentire un mio amico, diciamo così. E quindi mi è piaciuta, vabbè, ok, basta. Vi faccio sentire le canzoni. La prima che vi faccio sentire è Ninna Nanna di Gali, ed è questa qui. La seconda è di Gianni Scanda. Devo smetterla di guardare. La seconda è di Gianni Scanda. E si chiama Watch Wari Wari. Ed è questa qui. Guardo te, come a dicembre passo le sere a guardare cadere la neve che c'è. Come un bambino guarda la tele e sorride insieme al personaggio che c'è. Come un vecchietto guarda a cantiere che se va tutto bene, lui dice che. Poi, cambiando totalmente genere, ho questa qui di Zara Larsson che si chiama Ain't My Fault, penso si pronunci così, ed è questa. Morto il telefono perché ovviamente a scarico, tagliene così. E l'ultima è Alarm di Anne-Marie, vabbè, non so come si pronunci, comunque quella che c'è nei musical, che si vede spessissimo, che tipo fa, me la metto, intanto faccio il playback. There goes the alarm ringing in my head, like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now he got that itch, yeah, karma is a bitch. Ok, basta, non me la ricordo più, comunque ve l'avrò messa sotto e ok, dai, così. Questo mese, parlando di film, invece, ne ho visto un paio di horror, tipo uno per weekend, perché puntualmente chiamavo questi miei amici qui da me per una mangiare una pizza e guardarci un horror la domenica. E quindi nulla, non mi ricordo i titoli sinceramente, ma i classici horror che ci sono sui vari siti di streaming, insomma, niente di particolare. Poi, andando in ordine, negli ultimi giorni ho visto Un bacio di Ivan Controneo. Stavo scherzando, sapevo che avrei sbagliato, ed è un film davvero davvero bello, l'ho visto con la scuola e penso sia, è una proiezione che hanno fatto al cinema solo per le scuole, se non sbaglio, e ho pianto tantissimo per questo film, è stato davvero davvero tanto bello e vi consiglio un sacco di andarlo a vedere, penso si trovi su internet comunque, quindi mi raccomando, andatelo a vedere. L'altro invece è Sausage Party, la vita segreta di una salsiccia, credo,
che è un cartone idiota, ma davvero tanto idiota, che hanno fatto al cinema, pieno di parolacce, doppi sensi e cose mezze porno. Però vabbè, è una cavolata, però ci sta, dai, per farsi due risate in compagnia è consigliato, diciamo così. Di foto direi in assoluto questa, che ho messo come miniatura anche di uno dei due video, del penultimo direi, dell'IMAI Halloween Edition, dove appunto sono truccata per Halloween, anche se in realtà è stato un trucco che ho fatto così in casa a caso. Però vabbè, ok, e nulla, mi piace un sacco questa foto, più che altro del trucco come mi è venuto, perché sembra che fosse davvero fatto da Dio, in realtà no, se si guardava dal vivo c'era un sacco di imperfezioni, non era così bianca come sembra, però vabbè, dettagli, e quindi quella lì è piaciuta parecchio. Libro, stranamente non ho letto nessun libro, perché cioè gli unici che ho letto sono stati quelli della scuola e direi che basta, andiamo avanti. Applicazione, direi in assoluto Musical.ly, che mi sono innamorata, quindi vi invito a seguirmi anche lì, perché ogni tanto mi diverto a provare, che sono negata, a fare questi video dove canti in bebe, che ti muovi tutto scattoso così a culo, dove provi a fare una persona da serie, cioè sono io, capitemi, però no, in realtà no. E quindi niente, è carino, mi piace come scaricare velocemente il telefono, perché tu fai un video e ti muore anche se c'è il 90%, ma va bene così. E quindi nulla, quello direi sì. Di scarpe passo da due generi totalmente diversi, perché questo mese appunto ne ho due, e ho le blazer, che sono un modello vecchissimo della Nike, che sono distrutte le mie, però vabbè, sono le mie scarpe da combattimento preferite, diciamo così. E poi i tacchi, perché sono uscita spessissimo la sera per andare a ballare, quindi io metto sempre questi, che sono una semplicissima scarpa nera, il tacco appunto, e qua hanno queste borchiette nere e grigie, e sono stracomodi, li ho pagati tipo solo 20 euro, una roba del genere, spero le inviate perché c'è una luce di merda, vale? E quindi nulla, queste. Capo di abbigliamento direi esclusivamente la giacca di pelle, anche se oggi ahimè che è l'8 novembre, sono passata da una papiri, ma vabbè, ne parleremo più avanti, stamattina c'erano 2 gradi, mamma mia, però vabbè, ok, quindi giacca di pelle in assoluto è un must del mese. Per le cover invece ho variato molto spesso, quindi le solite che avete visto con le silicone, quindi quella con topolino dove fa il gestaccio, quella semplice trasparente, una semplicissima blu, quella trasparente con stitch, insomma le classiche che avete già visto se avete visto gli altri preferiti del mese. Smalto, quello che ho su ora, non so quanto si veda, comunque è questo, non è, sembrerà arancione sicuro, però in realtà no, è più un rosa, ma che rosa sa? Non so come descriverlo, non è né fucsia né arancione, una via di mezzo, con i glitter qua, che come la solito non si vedono, però vabbè, e devo andare a rifare perché questa mi si è pure rotta, che poi non è, è semipermanente, non è gel, però comunque questa mi si è rotta e quindi è venuto via tutto lo smalto ed è orrenda, ma vabbè. Trucco solito, con il mio occhio solito, e ho messo spessissimo rossetto, sempre rossetti molto chiari come questo, niente di particolare, massimo un rossiccio, ma che ho messo in qualche video, niente di particolare, insomma. Accessori invece direi gli orecchini, perché ho fatto appunto il secondo buco il mese scorso settembre, e quindi mi sono zelita a cambiarli spessissimo, e poi questi calzini, chiamiamoli così, che sono, sembra la calza della Befana, che sono appunto, vabbè, di questa fantasia blu, con dentro tutta questa parte morbidosissima e caldissima, che li ha presi mia mamma quando è andata in montagna un weekend, e perché amo queste cose, sono pure antiscivo. Parlando delle cose belle del mese, invece, allora, ho conosciuto in due cene che ho fatto svariate persone, un po' più grandi di me, ma che comunque sono stati davvero davvero tanto simpatici, accoglienti, e insomma col genere di persone con cui io tendo ad andare d'accordo, insomma, con cui mi ci trovo davvero bene. Ho rafforzato un sacco il legame con un paio, 3-4 persone, diciamo così, e con cui faccio anche sport insieme, a parte una che però è sempre della nostra parte, con cui sto uscendo spessissimo nel weekend e che mi ci trovo davvero bene. Ho fatto la mia prima garetta, chiamiamola così, con la cavalla nuova, è andata davvero bene, non potevo chiedermi meglio. Ho mangiato un sacco di volte la pizza e wow, questa cosa mi rende una persona più felice sulla terra, perché io amo la pizza, cioè chi è che non ama la pizza? Come si fa a non amare la pizza? E come ultima cosa, ho confermato di avere una crew fantastica formata da persone davvero tanto
speciali. E quindi, come al solito, vi invito ad iscrivervi ai loro canali, perché sono persone fantastiche davvero. E infine, nelle cose brutte, nulla, questo mese ho vissuto davvero tanto male la scuola, sia perché vabbè ero piena di verifiche e interrogazioni, dovevo sempre studiare, e sia anche per altri punti di vista che non mi sembra il caso dover spiegare qui su YouTube, ma comunque penso che possiate capirne, insomma, cioè il solito ambiente scolastico con cui magari ci si può trovare bene oppure no. E poi, come mi succede ogni tanto, questo mese ho avuto poca fiducia in me stessa, ma davvero poca, e quindi ho passato momenti difficili, diciamo così. Però vabbè, ci superano sempre, quindi dai Ale, forza e coraggio, che si va avanti a testa alta, ci si prova almeno. Quindi nulla, anche questo video è giunto al termine, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare a vedere il video di Agatha, che vi lascio qui giù nell'info box. E nulla, scusate ancora per tutto lo stato, tutta la situazione, insomma, scusate ancora per il ritardo. Giuro no. Cercherò di essere puntuale la prossima settimana con un video. E non so ancora cosa farò, vediamo. Se avete qualche idea, perché no, lasciatemi giù un commentino, mettete like e nulla. Un bacio. Ciao!